È iniziato ufficialmente questa mattina il conto alla rovescia per i 100 giorni alla maturità. Come ogni anno, migliaia di ragazzi si sono ritrovati al santuario di San Gabriele della Dolorata per assistere al rito celebrato per la particolare occasione. Il momento più atteso è stato ovviamente quello in cui, alla fine della funzione, sono state benedette le penne con cui i maturandi affronteranno l'esame di maturità e poi tutti a festeggiare. Soddisfatto per come è andata questa giornata il rettore del santuario di San Gabriele, padre Natale Panetta. Siamo contenti del modo in cui normale si sono approcciati a questa manifestazione che li riguarda, perché noi vogliamo che possano comprendere quello che stiamo facendo e per loro questa giornata. Non ci abbiamo nessun interesse se non che possano incontrarsi con San Gabriele e affrontare con serenità questa prova che non è solo l'esame di Stato ma è l'esame della vita. Ogni giorno noi siamo esaminati. Dice San Giovanni da Croce, alla fine della nostra vita saremo esaminati sull'amore. Spero che comprendano cos'è la solidarietà, il sacrificio, l'impegno, un progetto di vita. E questa giornata possa essere un modo di fermarsi e di confrontarsi con loro, con San Gabriele e con la vita soprattutto. Possono veramente loro comprendere che la vita è loro, ma da donare. Che scuola venite? San Benedetto, Ipsi Estetica, noi facciamo. Da Canzano. Noi da Giulianova. Giulianova. Noi da Giulianova. Siete pronti per gli esami? Diciamo di sì. Insomma, insomma. Voi da dove venite? Rosetto degli Abruzzi. E quattro? Da Pineto. Pineto e Roseto, oggi qui a San Gabriele per chiedere cosa? La grazia o un voto più alto? Soprattutto la grazia. La grazia sicuramente. La grazia, ma anche un bel voto non fa male. Di passare l'esame, ci passa l'esame e bruciare i libri e andare a lavorare, quello è. Noi aspiriamo appunto al 60. 60. Sì, 60. Pure il roppo. Noi aspiriamo al 60. 59 e due figure. Ma io punterei più che altro arrivare agli esami. Cosa chiedi oggi a San Gabriele? Un 60. 60 ci basta. Ci avanza pure. Tra le novità di quest'anno, la giornata dei 100 giorni a San Gabriele, la partecipazione della FIDAS e dell'AVIS. Come nasce questa iniziativa? Ma nasce da una collaborazione con i padri passionisti che ormai dura da anni ed è meravigliosamente costruttiva. Il diploma per la tua vita, perché inizia per loro, inizia l'età degli appuntamenti, sono molti, anche difficili, e noi gli facciamo a tutti quanti in bocca al lupo. E dove se non a San Gabriele a 100 giorni dall'esame per trovare tutti questi giovani? Esattamente, per questo è il motivo che ci ha spinto quest'anno a essere presenti qui a San Gabriele, perché è un'occasione irripetibile, penso. Tutti i giovani della regione Abruzzo hanno l'opportunità di conoscere le caratteristiche dei donatori di sangue e per avere come uno stimolo anche loro a diventare donatori per una formazione di un cittadino solidale, oltre che responsabile delle proprie azioni. L'AVIS e la FIDAS hanno voluto oggi regalare una penna ai giovani che vengono a questa manifestazione, perché questa penna sia la penna degli esami ma anche la penna che ricorda, diciamo, che la vita veramente è da donare, come donare il sangue, un gesto di carità, un gesto di solidarietà. Diceva un detto: chi fa un gesto di carità ottiene uno spicchio di eternità, e io questo lo credo, perché ci apre all'altro. Buona maturità a tutti, ragazzi. Grazie per la benedizione.